Una recensione che ti cambia la vita. Se hai dedicato un minuto a leggere quello che era in sovraimpressione prima, hai visto una recensione di una persona che ha appena venduto il suo immobile con me. Sinceramente, quando mi è arrivata è stato un fulmine a ciel sereno. Non che non mi aspettassi, ma chiaro, sappiamo come sono le recensioni un po' tirate, eccetera, e lì invece proprio ha scavato, è arrivato in fondo su quello che effettivamente io voglio fare ogni giorno. E allora, mentre tornavo a casa, e stavo pensando, ma che cos'è che avevo fatto così tanto di speciale? Qual era stato l'elemento differenziante che aveva così colpito comunque la persona? Ci ho ragionato 20 minuti e lì mi è venuta l'illuminazione. Il super segreto per riuscire a fare così contento una persona che vende casa con te. Siete pronti? Ho semplicemente detto la verità. Semplicemente ho detto la verità sul prezzo dell'immobile. Ho detto la verità che quell'immobile, prima di metterlo in vendita, bisognava che loro facessero dei lavori per migliorare l'aspetto estetico. Ho detto tutte le cose che spesso non vengono dette ai proprietari o che i proprietari preferiscono non sentirsi dire. Nel rapporto che c'è tra cliente e agente, fornitore, in generale in qualsiasi campo, c'è sempre la paura di perdere il cliente e questo ti porta a dire delle verità, un pochino meno verità. Quello che può essere definito servilismo contrattuale. Ok, ci mettiamo qui, facciamo il contratto, partiamo, poi io so in cuor mio che c'è qualcosa che non va, ma ci pensiamo poi dopo. E questo è un grave rischio, è un grosso rischio perché metti nelle condizioni il tuo cliente di fare le scelte sbagliate e di avere una perdita in termini di tempo ed economico. E fare una scelta di questo tipo può comportare dei danni. Non essere così chiaro, aver paura di essere troppo chiaro con un cliente, a quel punto può portare delle conseguenze che possono essere o una perdita economica o una perdita di tempo. Nel mio campo ti faccio tre esempi di quello che succede sempre ogni giorno in ogni via di Bologna. Il primo, la gente non ti dice la valutazione corretta dell'immobile, oppure te la dice, esempio, guarda, casa tua in base a quello che abbiamo venduto, che è questo, si vende a 200.000 euro. A quel punto il proprietario ha detto, vabbè, io voglio 240. E a quel punto la gente ha una scelta, se sa che quello che sta dicendo ha un senso. Andare, fine. Signore, cliente, non posso aiutarla, ma non illuderlo oppure dire è un problema che ci pensiamo tra 4-5 mesi. Se tu fai questo lavoro, sai che un immobile che ha quotato il 20% in più è un immobile che non si vende e la conseguenza per il proprietario è di trovare una persona che è accondiscendente e a quel punto parte, bello carico, 40.000 euro in più con 5.000 immobili in vendita, dimmi chi è quel pazzo che lo può comprare. E dopo cosa succede? Succede che la casa non si vende. Non si vende perché siamo ancora in un mercato a ribasso e quello che succederà tra 4-5 mesi, quando un proprietario si renderà conto, è che non vale neanche più 200.000 euro se continua il trend che c'è adesso, ma varrà meno, quindi una rincorsa sempre perpetua alla cifra giusta dell'immobile e nel momento in cui magari tra 4-5 mesi la mette a 200.000, il cliente che oggi era pronto per comprare i soldi giusti, secondo noi ci ha aspettato? Oppure se c'era un'occasione l'ha comprata? Sai già la risposta. In questo caso non dire la verità al cliente gli fa perdere soldi e tempo. Secondo punto, non avere il coraggio di spiegare che se fai vedere una casa che ha la muffa, è screpolato, tutto l'intonaco viene giù, c'è puzze sporche, eccetera, è un danno per lui. Allora a quel punto, se non ti riesci a imporre, dire, caro cliente, io la tua casa te la prendo se me la pulisci e me la imbianchi. Se non hai questa forza qui, gli stai facendo un torto. Un proprietario, è chiaro che se può evitare di spendere 100 lire le spende, ma se invece che spendere è un investimento che gli puoi provare concretamente dicendo guarda io ho fatto questo, questo e questo in queste situazioni il risultato è stato questo, a quel punto il proprietario non pensa di spendere magari 1.000 euro per fare tutto, pensa a incassare 5.000 euro in più perché questo gli produrrà un risultato economico superiore dimostrabile. Il terzo punto
dove vedo troppa condiscendenza è la mediazione, è la cifra che va corrisposta all'agenzia immobiliare. Parto da un presupposto che ognuno è libero di fare, pagare, chiedere quello che vuole, ma se vuoi veramente al tuo fianco un alleato, un agente immobiliare serio e preparato che ti possa davvero vendere casa tua al miglior prezzo, lo devi pagare. Lo devi pagare per una serie di motivi, ma il più importante qual è? È che in un mercato come questo, quello che ti può aiutare a fare la differenza è la collaborazione con altri agenti. Io prendo in vendita la casa e comunico ad altri 20 agenti immobiliari, anche di altri brand, di cui mi fido e so che sono bravi, che la tua casa è in vendita. Questi lo sanno, portano i clienti il giorno dell'open house e se lo vendono, a quel punto ci dividiamo le commissioni. Facendo un ragionamento generale, se un agente non viene pagato adeguatamente, andrà a dividere quel poco che incassa con altri oppure magari, che ne so, spingerà un pochino più un altro immobile dove ha una commissione invece corretta. Anche lì molto il buon senso dell'agente immobiliare, ma come qualcuno diceva, a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si becca. Quindi, quando arriva un agente immobiliare che è accondiscendente su tutto, il prezzo, la mediazione, va bene così com'è la casa, comincia a grattarti la testa. Ti trovi di fronte a una persona che non può perdere il tuo incarico. Non può perderlo perché magari è l'unico del mese, della settimana che sta prendendo, e a quel punto lì è un po' una situazione di dire guarda, lo prendo e poi ci pensiamo. Oppure è uno che la fa semplice, facile su tutto perché vuole uscire da casa tua con un incarico firmato, ma già in programma le settimane dopo per dirti guarda, forse il prezzo è troppo alto, forse ci sono questi lavori da fare, e tu sei vincolato dopo. Tu hai già firmato un incarico con lui, magari di 6, 7, 8, 9, 10 mesi, un anno addirittura visto, e a quel punto quello che sembrava tutto facile all'inizio, lui te lo fa pesare dopo. Ognuno è il proprietario del suo immobile e può decidere di fare quello che vuole. Detto questo, io te lo firmo col sangue, che nel momento in cui è di fronte a una persona troppo accondiscendente, a distanza di 4-5 mesi tu ti risiederai di nuovo al tavolo dove hai firmato quell'incarico quel giorno e non sarai affatto soddisfatto perché sono passati 4 mesi ad ascoltare delle chiacchiere, nessuno ha comprato casa tua e a quel punto sarai costretto a fare dire la verità alla persona che hai di fronte, perché a quel punto ti sarai reso conto che nessuno, e dico nessuno, avrà preso in considerazione l'acquisto di un immobile fuori prezzo presentato in maniera inadeguata. Se vuoi sapere il nostro segreto come team, è semplice, facile, non è una pillolina magica, ma è dire sempre la verità alle persone che abbiamo di fronte. È sempre facile? Assolutamente no, è chiaro che dall'altra parte c'è una persona che vuole sentirsi dire solo cose belle, solo cose facili, ma nel 2019, con 5.000 case in vendita sul mercato di Bologna, nulla è facile. Mi auguro che questo video ti sia stato utile, ci vediamo al prossimo video.